Esplode l'Olimpico, passaggio perfetto da parte di Candelà, che ha amministrato benissimo il pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore della formazione del Parma. Ha messo in mezzo, palla bassa, è arrivato potente il destro di Francesco Totti, palla sotto la traversa. Al suo fianco Thuram, Battistuta, area di rigore, batte con il destro, respinge Buffon, entra Montella per il 2-0 sulla corta respinta del portiere del Parma. Montella implacabile, mette a segno la rete del 2-0, esplode la gioia dell'Olimpico. Montella nel consueto verso dell'aeroplanino si pone sotto la curva sud per festeggiare insieme ai suoi tifosi. 39 minuti nel secondo tempo, Roma 2 Parma 0, linea Gentili. E abbiamo anche l'Inter. Del pallone ha fatto Gabriel Batistuta, il gol che i giallorossi attendevano. Esplode l'Olimpico, 33 minuti trascorsi, Roma 3 Parma 0. Si prepara un'invasione di campo anche l'Olimpico, le forze dell'ordine fanno quello che possono per arginare i tifosi giallorossi che vorrebbero già entrare in campo, e qualcuno lo sta facendo anche per festeggiare il gol di Batistuta. Quello di Gabriel Batistuta. Il fischio finale da parte di Braschi in questo istante, la partita finisce con qualche minuto di anticipo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001. Il titolo tricolore, il terzo della storia giallorossa, arriva all'ultima giornata, ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello. È invasione, invasione di campo. Vai scudetto, fu più meritato. Torna alla vittoria. Fabio Capello, 4 titoli con il Milan, 1 con il Reale, 1 da oggi con la maglia della Roma. Suo il grande merito di aver trasformato la mentalità dei romani, supportato dalla qualità dei singoli, pensiamo a Samuel, Zago, Candelà, Cafu, Tommasi, Totti del Vecchio, Battistuta, inamovibili, e gli altri che non possiamo chiamare rincalzi, per esempio Montella, sempre decisivo, e Nakata, che a Roma ha raggiunto l'apice della sua crescita, supportato, dicevamo, dalla qualità dei singoli. Capello ha fondato un gruppo vincente e determinato
La signora mi ha detto che se avesse